Siamo col migliore in campo questa sera, il migliore sul parquet, Cos Di Lorenzo. Al diretto, a mio modesto parere, dalla panchina, una squadra semplicemente perfetta, ma ho apprezzato in maniera incredibile la tua direzione di gara. Ma tu sei troppo buono, ci conosciamo da un bel po' di anni e quindi sei di parte. Io le accetto i complimenti, me li prendo, ma come dico sempre, io a livello come allenatore non sarei nulla senza i miei giocatori. Come giocatori senza l'allenatore non sono nulla, quindi secondo me è un connubio. Io posso avere le migliori idee di questo mondo, lavorarci anche, ma se la squadra poi non ci crede e non riesce a farlo in campo diventa un problema. Io questa sera non riesco a trovare nella squadra uno che ha giocato meglio degli altri. Tutti i giocatori hanno dato quello che dovevano dare e sempre con la testa dentro la partita. Abbiamo fatto una partita di una solidità incredibile. È vero che è solo la prima di una serie di 5 partite in un campo però dove non ha vinto nessuno. Ha vinto Megna quest'anno di 2. Loro e a Piombino mancava Procacci, che è un giocatore forte e importante. Quindi questa vittoria vuol dire tanto, anche perché venivamo da un bel po' di tempo che non vincevamo fuori casa, dove eravamo arrivati vicini, ma siamo cresciuti tanto nella chimica, nella conoscenza, nell'atteggiamento, sistemando alcune cose per mettere in condizione un po' tutti di esprimersi al meglio, tanto spirito di sacrificio da parte di ognuno in difesa, tanto spirito di sacrificio a rinunciare a qualcosa in attacco per un compagno, per un passaggio in più. In questo momento stiamo bene, ci godiamo questa vittoria, giusto sto quarto d'ora qui, perché fra 2 giorni si torna in campo e troveremo una squadra ancora più agguerrita dall'altro lato, e come al solito si va in campo soprattutto facendo molta attenzione a recuperare le energie. Questa partita ci ha tolto tanto, avevamo qualche giocatore tipo Francesco Papa con problema alla caviglia, alla fine accusato, siamo dovuti adattare su tante cose, però secondo me abbiamo fatto una gran partita che ci dà ancora più fiducia. Almeno portiamo la serie a 4, almeno portiamo la serie con 2 partite a Cesena. Ringrazio il pubblico che ci è venuto a seguire e ci ha dato una grossissima mano, però ripeto, è solo la prima, nei playoff può succedere veramente di tutto, quindi voliamo bassi e rimettiamoci il caschetto, perché martedì sarà un'altra dura battaglia. Siamo col presidente Giampiero Valgimigli al termine di questa entusiasmante gara 1, però non abbiamo ancora vinto niente, presto. Assolutamente no, abbiamo fatto un primo passo, ne dobbiamo fare 3. Oggi vi dico un aneddoto che è carino. Oggi, quando siamo andati su tata messa, e il prete, parlando di Ajax contro il Tottenham, ha detto che sul 2-2 l'Ajax ha rallentato per perdere tempo, e nella vita non esiste il pareggio, esiste solo la vittoria. Quindi ho detto ai ragazzi, qua bisogna andare a fare vincerne 2 partite. Mi sembra che la prima l'abbiano recepita, adesso cerchiamo di portarci a casa la seconda. Ma quanta soddisfazione ti dà vedere giocare una squadra in questa maniera come oggi? Molta, molta, perché è stato un percorso che è partito ad agosto, piano piano siamo cresciuti, abbiamo avuto dei periodi brutti ma ci siamo uniti, è una squadra molto unita e coesa, con un grande allenatore, un ottimo staff, aspettavamo che sbocciasse e mi sembra che i frutti si stiano vedendo.